quali sono gli skills e quali sono le conoscenze del nuovo manager delineato, studiato e descritto ovviamente da Federal Manager Nazionale, e raccolgo anche l'eredità di Marco Alessandrini che sta andando via sulla possibile osmosi di manager pubblico e manager privato, cioè c'è un'indagine di Italia che è una community molto importante perché unisce CIDA, Federal Manager e tante altre associazioni rappresentative appunto della dirigenza, che parla appunto della possibilità dell'intervento da parte del manager all'interno della governance, quindi della città. Prego. Mi sentite? Sì, perfetto. Intanto buongiorno a tutti, devo dire i complimenti all'amico Florio perché non è facile mettere un panel così variegato, ma soprattutto perché c'è l'imprenditoria, c'è la regione, c'è il comune, ci sono le federazioni e poi devo dire anche mettere insieme questo indirizzo che sta facendo bene il lavoro il dottor Ambrogioni CIDA e questa osmosi, sinergia tra pubblico e privato. Vado tra i temi, devo dire che oggi il regalo più bello che mi hai fatto, con tutto il rispetto per il sindaco, la regione, tutto quello che è, ma vedere in prima fila dei giovani. Perché questo? Perché questo è il futuro del nostro paese, ma non perché su questa fase, diciamo, è una frase fatta a certe volte, tutti lo dicono, nessuno fa mai niente. Allora, quello che invece stiamo facendo noi è qualcosa proprio di importante per il manager, che intanto, e chiaramente oggi questa nostra assemblea faccio uno spazietto proprio da prendere e far capire che la dirigenza italiana è la spina dorsale di questo paese. Noi lo dico per i giovani, chi sceglie questa carriera, noi non siamo quelli che ai 15 andiamo a giocare a calcetto, noi siamo quelli che ci alziamo la mattina, finiamo la sera, rischiamo, certe volte priviamo le nostre ore, la nostra famiglia, e molte volte non è facile, però lo facciamo con orgoglio, portiamo avanti le aziende e su questo sono sicuro che con i dirigenti, quella classe dirigente anche nel pubblico che ha voglia di portare avanti questo paese, sicuramente ci saranno delle sinergie. Però devo dire anche, qui mi dispiace che il sindaco è andato via, comunque rispondere a quando arriva quello della regione, il 78% degli italiani ha detto che nelle municipalizzate, nelle partecipazioni statali con i manager, i dirigenti e non i primi dei non eletti. È chiaro, vuole gente sana. Là ci sono i servizi come l'acqua, il gas, la luce, delle cose di mani che non si possono lasciare a caso. Là la classe dirigente deve intervenire e per questo per il manager, e lì lo sta facendo anche in collaborazione con giovani dirigenti all'interno nostro, abbiamo detto che non ci vogliamo solo lamentare, anche se io mi lamento per i discorsi di come stanno trattando i colleghi sulle pensioni, ma stiamo facendo qualcosa di importante perché non vogliamo più stare lì ad aspettare nascosti, ma vogliamo dire qualcosa al Paese e su questo lo stiamo facendo sul settore sanitario, sul settore delle politiche industriali, sull'energia, sulle infrastrutture, i trasporti e logistiche. Perché? Perché c'è il sapere dei dirigenti. Possono dire qualcosa al Paese e non vogliamo aspettare che il legislatore aspetti su questo. Ed è proprio per questo che invece, e qui ritorno ai giovani, qui ritorno alla domanda che mi ha fatto, qual è? Abbiamo studiato anche 4 profili che stiamo certificando, che è quello che possono far rilanciare le imprese piccole, medie che sono in Italia, in mano però un manager. Ormai noi abbiamo delle imprese, io vengo dal Veneto, da una riunione dove ci sono dei bonsai, bellissimi, imprese bonsai, dove non c'è però la capacità di esportare le idee, la parte internazionale. Perché? Perché comunque sono profili diversi quelli di chi ha inventato queste aziende. Oggi, introducendo un manager di rete, che è una nuova figura, un innovation manager, quello che dialoga con tutta la tecnologia, l'export manager, il temporary manager, con queste figure nuove manageriali che stanno arrivando, e chiaramente qui mi allaccio al discorso di Florio perché dobbiamo fare anche le cose con senso, perciò queste sono le 4 figure certificate che noi stiamo aprendo la sfida con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, per cercare di defiscalizzare le aziende per prendere
giovani dirigenti su queste riunioni. Ma la mia sfida, per quanto riguarda i dirigenti, mi riesce la scuola, ora qualche passetto per diventare dirigente ce l'ha, ma è incontrare i nostri giovani all'estero qua. Noi abbiamo tantissimi giovani che sono andati all'estero. Io li voglio riportare qui, li voglio far prendere quelle piccole e medie imprese, perché la loro capacità internazionale, io ho incontrato dei ragazzi che hanno studiato a Roma, che qualcuno era proprio della FUS, che sono delle eccellenze adesso a Londra, ma questi potrebbero tirare delle piccole aziende, perciò con questi quattro profili certificati, con questo incentivo per le aziende, noi possiamo far rilanciare quelle piccole e medie imprese che sono il cuore di questo paese. E non dobbiamo vergognarci di essere dirigenti, mai, perché solo tramite la dirigenza che si può rilanciare questo paese. Grazie. Quantificabili ad essi preventivamente affidati. Ora le chiedo, una politica è capace di individuare gli obiettivi di efficienza ed efficacia in base a quale indicare un lavoro del genere? Non è che si conosce. Perché quello che ha detto. Allora, innanzitutto ringrazio Suzanne, ringrazio Cornelli per aver organizzato insieme a noi e all'amico Giovanni Zerbini. Appena qualche mese fa l'amico Giovanni mi ha chiamato per dire: senti, vorremmo organizzare una manifestazione insieme a Federmente qui a Pescara, come ne pensi? Ho detto, me lo domandi pure. È ormai da 6 anni, 7 anni che abbiamo questa collaborazione con Federmente, perché noi concepiamo appunto la dirigenza come dirigenza unica del paese e non c'è una dirigenza pubblica, una dirigenza privata. Un po' di know-how è in questo tipo di indirizzo, per cui ho detto Giovanni preparalo lui, perché con molto entusiasmo faremo fare questo convegno, per cui poi Giovanni è appunto ancora il mio vicepresidente, mi auguro che ricordi a Roma, hai fatto questa esperienza brillante, hai portato dei soldi alla regione, l'hai spesi tutti, perché è uno dei pochi regione che ha speso tutti i fondi europei, forse è il momento e ritorni a Roma e così fa un'altra battaglia di un'associazione, per cui mi auguro questa tua esperienza brillante e fruttuosa anche a livello personale possa poi ritornare a Roma, perché veramente ci manchi su questo piano, come dice il Presidente, ci manchi anche se impulso su altre attività. Ora, che dire? Noi come GDP siamo un po' anomali, come classe dirigente pubblica, noi siamo nati 15 anni fa, che avevamo una trentina di anni, 28 anni, e abbiamo detto che la classe dirigente della pubblica amministrazione non può essere a compartimenti di stagno, cioè chi viene dalla presidenza del Consiglio, chi del MISE, chi del trasporti, chi comune, chi regione, la dirigenza, ma non c'è un'intermittenza questa cosa. Allora, noi abbiamo visto che la dirigenza pubblica deve essere una dirigenza futura, e questo non voglio vantarmi, Giovanni era la presidenza del Consiglio, insomma, aveva un ruolo centrale a Palazzo Chigi, è venuto a Palazzo Chigi in regione, è stato un comune molto di regioni, altra gente addirittura, abbiamo il primo presidente che era segretario generale del Ministero e si è messo a fare uno dei migliori esperti di fondi di pensione e quant'altro, cioè si è messo un'aspettativa, Francesco Lento, cioè noi vogliamo questa scommessa su noi e sulla classe dirigente, perché vedete, quando io vado a comune 8 anni, vado a Palazzo Chigi alla regione, è un arricchimento personale, perché è un arricchimento personale, ma noi lo mettiamo a disposizione del nostro paese questo arricchimento,
perché un fatto avere dell'esperienza Palazzo Chigi o il Comune è un fatto che ce l'ha la Regione, e il tuo bagaglio culturale lo mette a disposizione delle istituzioni, che sia una Regione, Comune, Stato, quello che sia, perché è questa la sfida, è questa la sfida che, ecco, ai ragazzi dico, non prendete come obiettivo, io mi auguro che la classe dirigenza pubblica, ma anche quella ovviamente privata, abbia a cuore, e sicuramente noi ce l'abbiamo in questo paese. Vedete, questo paese, e concordo con quello che ha detto l'amico Stefano Guzzilla, ha bisogno di una classe dirigente, ma non ha bisogno di una classe dirigente eticamente corretta. E mi spiego, perché è inutile che diciamo che tutta la classe dirigente è tutta perfetta, ci abbiamo anche noi grandi sacche, insomma, di inefficienza, di mancanza di rispetto del codice, un codice deontologico, di rispetto della carta costituzionale, perché insomma sarebbe proprio che siamo i migliori, no? Ma il compito di gente come noi, che ha a cuore questo paese, è di trasmettere questo entusiasmo nel pubblico e nel privato, perché è il nostro paese, è il nostro futuro, è il nostro modo di agire, deve essere come scia di trasmissione valoriale nei confronti anche delle istituzioni. Vede, la domanda che mi hai fatto è dire, ma gli obiettivi, l'indirizzo e quant'altro. Ora, quello che mi è rimasto impresso, che l'imprenditore ha detto strategia trentennale, da qui al 2030. Ora, nelle pubbliche amministrazioni noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni 5 riforme della pubblica amministrazione, sarebbe l'aspetto strategico, no, di un'azienda. Io voglio sapere se la sua azienda ogni 4 anni fa obiettivi strategici, se non chiudeva i barattini se ne andava, perché se ogni 4 anni c'è un profilo strategico, nessuna azienda secondo me può rimanere in campo. Noi subiamo questa cosa, e sinceramente credo e mi auguro che la politica si faccia anche carico di questi obiettivi strategici, perché il fatto che la politica abbia il potere veramente significativo, importante, cioè dell'indirizzo, cioè il sindaco deve dare un indirizzo su un paese, su una città, il presidente della regione su una regione, il presidente del consiglio su un paese, è fondamentale. È fondamentale se vogliamo avere una visione a 360 gradi tra tutte le aree istituzionali, comune, regione e Stato. Questo manca in questo paese oggi, cioè ognuno cammina con le sue gambe senza avere un ragionamento e una riflessione a 360 gradi. È questo che noi lamentiamo, cioè noi dirigenti, è come Publish, ma come un'azienda, l'imprenditore ha una vision, è una mission, e il dirigente dà attuazione a quella mission e a quella vision. Noi purtroppo non ce l'abbiamo, se non ci carichiamo in maniera di assunzione diretta della propria responsabilità, muoviamo certe dinamiche e meccanismi della pubblica amministrazione. Allora io vi chiedo, e vado per concludere, la pubblica amministrazione è una bella cosa, a me piace tantissimo. Io potrei fare, non lo so se domani farei un'esperienza nel privato, perché io poi mi piace sempre mettermi in discussione anche in gioco, perché le sfide mi piacciono. Però lavorare nella pubblica amministrazione mi piace, ma proprio profondamente. Forse non so quando ho fatto i concorsi, sai, uno dopo l'ho lavorato, fa concorsi pubblici. Però secondo me forse è la cosa giusta che ho fatto, fare il concorso pubblico al Ministero dell'Interno, perché far sorridere una persona nel comune, una regione, cioè aiutare il prossimo, trovare la soluzione, accontentare, cioè sempre nel rispetto ovviamente della normativa, dare un significato futuro a un paese, a un territorio, è di una cosa, è di un entusiasmo unico. Tutte le fatiche che tu ogni giorno già dalla mattina alla sera risulti solo perché dici ho dato un sorriso, ho dato soddisfazione a quell'azienda, ho permesso a quell'azienda di assumere delle persone, e questo è l'entusiasmo che dobbiamo trasmettere noi dirigenti della pubblica amministrazione, perché è l'unico principio valoriale che ci porta a lavorare nella pubblica amministrazione, perché non può essere una pubblica amministrazione solo dove appunto prendiamo lo stipendio e basta. No, è l'entusiasmo, e ragazzi, l'entusiasmo, sono d'accordo con la, e lo scusa, non ricordo il nome,
Bruno, con Bruno, è fondamentale in tutto l'entusiasmo. Se non trasmette entusiasmo, e l'entusiasmo nella pubblica amministrazione è la cosa pubblica, e dire sì, ma perché la cosa pubblica non è, è di tutti ed è di nessuno? Cioè dire che la cosa pubblica è nostra, perché purtroppo noi come italiani la cosa pubblica è di nessuno, ma è nostra. E voi ragazzi dovete dare sempre forte a persone più grandi, perché voi siete quello che trasmettete questi valori, cioè la cosa pubblica è nostra. Perché dobbiamo andare all'estero, in Inghilterra, in Germania, e quando tocca la cosa pubblica, e noi quando andiamo in italiani andiamo all'estero, però non si fa questo, non si fa quell'altro. In Italia invece ci trasformiamo in una maniera tremenda. Ma perché questa cosa pubblica è importante? Perché vedete, come un'azienda, una famiglia, non state la stessa cosa. Nelle nostre famiglie, che è il nucleo principale di una comunità, no? Che a volte torna a un sistema, noi ci teniamo alla poltrona, a non rovinarla, a rispettare, a non rompere determinate cose all'interno della propria abitazione, perché ci sono due posti in più. Ora, non avere cura anche alla cosa pubblica, che sono sempre soldi nostri, perché noi, i nostri genitori, fanno sacrificio a pagare IMU, tassa, sollevare rifiuti e quant'altro. Rispettare la cosa pubblica, in modo tale che non, con gli stessi soldi non si compra sempre la stessa cosa, ma se ne comprano altre cose, come in ogni famiglia, una buona, sana gestione familiare, è una cosa fondamentale. E allora chiudo veramente. Pubblico e privato. Pubblico e privato hanno in comune una cosa fondamentale. I valori del paese, l'etica di comportamento, e questo è sempre stato il nostro faro che abbiamo sempre noi come GDP, con Federmanager, abbiamo sempre avuto questa collaborazione proprio per questo, perché i valori e la classe dirigente è il faro di tutto il nostro paese. Grazie. Io, prima di sfiorare il capitolo più doloroso, che è quello economico, volevo passare la parola a Giorgio Ambrogioni. Si parla in questo periodo, e accolgo di nuovo a traccia la presenza dei ragazzi, di riforma della scuola. Che cosa secondo lei bisogna fare affinché la riforma della scuola non resti veramente un fenomeno su carta? Ma intanto è stimolante il titolo di questo pubblico. Pensare da massa, ma non basta. Cioè pure fare da manager. Allora, cos'è un manager? Come si distingue un manager rispetto a un altro tipo di lavoratore? Il manager è un costruttore di futuro, è una persona che fa accadere le cose. Allora, per far accadere le cose significa che tra la classe dirigente politica, che indica le riforme, le grandi riforme, e la classe dirigente manageriale pubblica privata, ci deve essere collaborazione, responsabilità reciproca. E io penso che questo è il tuo passaggio che tu, Florio, per la presidente della regione, dovresti dire. Noi siamo a disposizione per far accadere le cose, perché le riforme, anche le più importanti, senza una collaborazione tra classe dirigente politica e classe dirigente manageriale, non accade nulla. Questo paese che fa tante riforme e poi sono sulla carta. Una di queste è la buona scuola. Io ho voluto cambiare la domanda proprio perché ho pensato che questa innovazione che potete aver fatto di dare dei network. Noi dobbiamo metterci al servizio vostro, se vogliamo essere dei dirigenti con la D maiuscola. E allora cosa comporta la riforma della buona scuola? Non soltanto più autonomia degli istituti, quindi più autonomia e più responsabilità ai dirigenti scolastici, ma significa realizzare l'alternanza scuola-lavoro, mettere voi nelle condizioni di capire cosa bisogna fare per entrare nel mondo del lavoro, che è difficilissimo, è molto sfidante. E allora noi abbiamo proposto come CIDA una cabina di regia al governo, che l'ha accettata, un momento di consultazione permanente dove le rappresentanze della dirigenza pubblica e privata, il governo attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione, lo sviluppo economico e il Ministero del Lavoro, i
insieme alle parti datoriali, Confindustria, Confcommercio, ABI e ANIA, si mettono insieme e dicono cosa bisogna fare per realizzare alternanza scolastica. Che è una bella parola, ma che va ripetuta di significati. Significa fare in modo che i giovani, quando vanno nelle aziende, trovino qualcuno che ne fa fare le fotocopie, ma gli fa capire cosa significa entrare in una azienda. E tornino a studiare sapendo cosa significa lavorare in un'azienda. Allora, secondo noi parliamo di un sistema paese che è fatto di 95% di microimprese, e in questa realtà non ci sono i cosiddetti tutor, cioè persone predisposte a raccogliere i giovani e a trasferire loro le competenze, noi ci siamo offerti di fornirli noi tutor e formarli. Vogliamo utilizzare i nostri dirigenti, sia in servizio che in pensione, nel ruolo di mentor. Gente che trasferisce le loro competenze a questi giovani fa capire quanto è bello lavorare in una fabbrica. Perché a me spaventa un'indagine che ha fatto Confindustria Verona, di recente con il professore Piepoli, da cui emerge che i giovani hanno un'immagine distortissima del lavoro in fabbrica. Allora dobbiamo fare in modo che la cultura del lavoro, il concetto di cultura d'impresa, il concetto di responsabilità sociale d'impresa entri nei giovani. Allora, fare manager, nel senso più moderno del termine, nel senso di costruttore di futuro, significa impegnarsi socialmente a favore delle nuove generazioni. Questo è un modo per legittimare il nostro essere in classe dirigente, quindi saremo soltanto persone qualificate. Grazie. Grazie. Antonio Caponetto, direttore generale del CIPE, Comitato Interministeriale della Collaborazione Economica. La riunione straordinaria del 1 maggio, convocata dal Presidente Renzi a Palazzo Chigi, il Comitato Interministeriale della Collaborazione Economica ha assegnato delle cifre esorbitanti, no? Tra queste cifre esorbitanti per noi, che non sappiamo, ovviamente non abbiamo cognizione di come si distribuiscono le risorse, 290 milioni di euro per programmi e azioni finalizzate a sostegno alle imprese e alla crescita. Un bel programma. Come giustificare, diciamo, queste risorse, soprattutto in quali capitoli, in quali modalità, con quali strumenti? Lo so che è una domanda molto molto grande, molto ampia, ma abbiamo occasione di averla oggi con noi e approfittiamo e prendiamo piene mani. Grazie. CIPE, anzitutto, cos'è? Il Comitato Interministeriale della Collaborazione Economica, sta spesso nei titoli dei giornali, il CIPE sblocca miliardi, il fastidio. Forse c'è qualcosa che non va nella. Prego. Andiamo su modalità più tradizionali. Allora, dicevo, leggete spesso titoli di giornali, CIPE sblocca, CIPE stanzia, CIPE assegna. Il CIPE non è altro che una formazione ristretta del Consiglio dei Ministri, del governo in quanto tale, a cui partecipano i ministri economici. La differenza è che anziché leggi e decreti, che la produzione, uso una terminologia aziendale, che è la produzione classica legge dei decreti del Consiglio dei Ministri, invece il CIPE produce delibere che quindi poi sono anche soggette a una caratteristica dell'atto amministrativo più che dell'atto legislativo. Il CIPE si è tenuto infatti il 1 maggio una riunione straordinaria per la data, che era festiva e che è stata voluta proprio per la ragione simbolica. Il giorno della festa dei lavoratori, la politica e i lavoratori pubblici hanno invece sacrificato questo giorno festivo per adottare una serie di decisioni. In effetti il volume finanziario delle delibere è stato molto elevato. Io però rispondo alla domanda, ma accenno soltanto perché altrimenti dovrei snocciolare una serie di provvedimenti, di dettagli tecnici che consumerebbero tempo e forse annoierebbero. Vi do un numero ancora più grande: dal 2015 e in questa riunione del 1 maggio il volume complessivo di
risorse messe a disposizione del CIPE è superiore a 30 miliardi. Nella riunione del 1 maggio sono stati approvati una serie di provvedimenti che andavano anche nell'interesse a beneficio delle imprese. Ai noi, devo dire, la parte più cospicua non è destinata all'Abruzzo, ma è destinata alle 5 regioni meridionali che rientrano nel vecchio obiettivo 1, cioè delle aree più depresse del paese. Cattiva notizia, ma anche buona notizia, perché l'Abruzzo, che è uscito ormai da diversi anni da quel gruppo di zone depresse, quindi da questo punto di vista il credo deve essere visto più che pieno. Invece sì, questo sì è una cifra, è un'indicazione precisa, sono nell'insieme delle decisioni del 1 maggio 250 milioni sono stati destinati ai contratti di filiera del settore agricolo e poi ci sono state appunto una serie di altre allocazioni. Ecco, per far capire un po' meglio questo lavoro, sostanzialmente io molto modestamente siamo coloro che mettono a disposizione i quattrini che poi Giovanni Salini e i tanti che come Giovanni Salini lavorano nelle regioni o anche negli enti locali destinano a specifici interventi che sono quelli che poi i cittadini, gli operatori economici, il mondo delle imprese toccano con mano. Io vi invito a visitare il sito web del nostro dipartimento, quindi del CIPE. L'indirizzo è semplice da ricordare, programmazioneeconomica.gov.it. Lì trovate non solo delle indicazioni di dettaglio sulle decisioni, ma proprio da lunedì dovrebbe essere pubblicato una serie di una sorta di bilancio, che è quello che vi ho qui molto sommariamente accennato, dell'attività CIPE 2015-2016, e quindi si vede l'insieme delle decisioni di programmazione economica di questi due anni. Però c'è un verbo chiave che è quello che troverete appunto in questa pagina web, dove dice il CIPE ha attivato. Questa è la parola chiave per far capire che, e qui poi mi collego più in modo più focalizzato al tema di oggi, come la decisione pubblica sia sempre molto complessa e che passi attraverso tanti gradi. Il CIPE, quindi il governo centrale, attiva, mette a disposizione e da lì si mette in moto, nella nostra locandina c'è un disegno dove vedo una ruota dentata, ecco, il meccanismo è come quello di una serie di ruote dentate che cominciano a girare, l'una incastrando i denti nell'altra, diametri diversi, velocità molto spesso molto diverse, perché poi le decisioni politiche di alto livello si traducano in azioni concrete, ecco, se parliamo per esempio di opere pubbliche, di strade fatte, in stazioni aperte, in piste ciclabili, asfaltate. E questo mi permette di dire, visto che tutti coloro che mi hanno preceduto hanno giustissimamente, io ne sono stato convinto fin dall'inizio, messo l'accento su ciò che unisce la figura del dirigente pubblico con quella del dirigente privato, io invece a questo punto, anche solo per variare un po' i nostri interventi, vorrei spendere due parole su quali sono le differenze, che sono però delle differenze importanti e che non si possono tralasciare, che anzi devono anche essere spiegate. Perché non c'è dubbio, io non voglio essere ipocrita, che in generale questa è una fase storica della vita del nostro paese in cui la pubblica amministrazione è sul banco degli imputati e quindi sul banco degli imputati non possono non esserci i dirigenti della pubblica amministrazione, che ne sono la parte più elevata, più prestigiosa.
meglio pagata. E sicuramente, se parliamo di managerialità, ecco, io applico questo concetto al mio lavoro, devo riconoscere che il mio lavoro non è certamente manageriale nel senso puro del termine, per due motivi. Primo, come credo vi ho spiegato, perché nella struttura dell'ufficio in cui sto noi non facciamo cose. Da questo punto di vista io invidio quei colleghi che ci sono nel pubblico, i quali hanno maggiormente la possibilità di constatare i risultati della cooperazione amministrativa. Giovanni Salini è un'autorità di gestione dei programmi europei. Lui riceve in qualche modo da me il testimone delle risorse finanziarie, ma lui, a differenza di me, è più in grado di vedere, di toccare con mano le cose che si fanno per lo sviluppo del territorio e della comunità verso cui lavora. Al tempo stesso, senza il lavoro a monte e senza la mia attività, che spesso è quella di un negoziatore, e adesso vi dico subito perché, quelle risorse, quella staffetta a Giovanni Sardon nelle mani non arriverebbe mai. Perché mi definisco un negoziatore e voglio raccontare questa sorta di spaccato per fare capire anche le particolarità del lavoro pubblico? Perché faccio l'esempio più immediatamente comprensibile. Nel CIPEF, sostanzialmente ha due ambiti di attività: programma, cioè distribuisce, mette a disposizione risorse finanziarie, e approva anche le grandi opere pubbliche, quelle che si chiamavano, appartenevano alla legge obiettivo, che è stata adesso sostanzialmente superata, e quindi approva le opere pubbliche e le finanzia. Ecco, proprio nell'approvazione delle opere pubbliche si manifesta tutta la complessità dell'azione pubblica, perché da questo punto di vista più complessa di quella del manager privato, il quale in fondo, dico molto tra virgolette perché mi è chiarissimo quali sono i rischi, qual è la fatica, qual è la maggiore esposizione che ha il dirigente di un'azienda privata, il quale comunque però alla fine, se vogliamo semplificare, ha un obiettivo tutto sommato semplice: produrre bene, produrre con qualità, produrre con costi ridotti e produrre un prodotto che si possa vendere, che il mercato possa accogliere. In alcuni settori invece, cito l'approvazione delle opere pubbliche, dove invece si scontrano una serie di interessi tra di loro confliggenti, perché c'è l'interesse a dotare il paese di infrastrutture, l'interesse di lui che è rappresentato dal ministro delle infrastrutture. C'è l'interesse dei ministri economici di pompare denaro nell'economia reale e quindi di sbloccare risorse che poi si traducono in appalti e quindi poi in lavoro, in occupazione. C'è l'interesse dei cittadini di avere la strada, la ferrovia, il ponte per potersi muovere. C'è l'interesse dei costruttori di poter contare su delle commesse che vengono dalla mano pubblica per fare lavorare, per fare occupazione, per fare business. Poi però c'è anche l'interesse di coloro che all'opera pubblica si oppongono perché temono che rovini il paesaggio. C'è l'interesse di quei gruppi di cittadini che non vogliono che si apra la terza corsia perché non vogliono sopportare i disagi. C'è l'interesse magari dell'ente locale confinante che non vuole che si realizzi una certa, o comunque non gradisce che si realizzi una certa opera pubblica, perché a quel punto dei flussi di traffico non passeranno più per quella cittadina ma passeranno da un'altra parte. Questi sono tutti interessi, tutti ugualmente legittimi e che hanno pari dignità, e che la politica, per la parte che gli compete, e che la burocrazia con una visione tecnica, ma dove la funzione deve essere anche quella di mettere la politica nelle condizioni di conoscere per poter poi deliberare bene, e quindi deve riuscire a evidenziare questi interessi contrastanti, valutabili, pesabili
e alla fine cercare di prendere la decisione, ma anche negoziando una decisione che in qualche modo ne tenga conto, perché non esiste mai, ecco, questo è forse, e chiudo, la principale motivo di diversità, direi quasi psicologica, tra il manager pubblico e il manager di un'azienda privata. Credo che il manager pubblico sappia che alla fine non esiste la soluzione migliore. Esiste una soluzione che, ripeto, nel campo pubblico deve essere spesso di compromesso, e che molto spesso, questa è un'altra cosa che io dico, giustamente io comprendo chi vede e lamenta le lentezze nella nostra macchina pubblica, poi se si pensa alle opere pubbliche, alle opere infrastrutturali, è veramente di pagare lentezza. Allora bisogna anche ricordare che nel campo pubblico, nel settore pubblico, maneggiando denaro di tutti, denaro dei contribuenti, la procedura faticosa, noiosa, spesso illogica, però la procedura è anche sostanza. Il rispetto delle procedure è di per sé una necessità. È giusto semplificarle, non se sono paraginose, però io personalmente devo anche ricordare, tante volte potrei saltare dei passaggi per andare al risultato, perché lo vedo, potrei toccarlo, potrei raggiungerlo subito, ma io ho il dovere invece di rispettare quei passaggi a poter avere garanzie di tutti. Grazie. Andiamo alla conclusione. Ringrazio chiaramente tutti i relatori, propongo un applauso per tutti perché sono stati in 2 ore, 7 presenze che operano a livello nazionale, quindi abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, forse siamo stati in grado di pensare a manager. Chiamo il presidente Cornelli, vorrei trovare le parole per ringraziare Cornelli, ma non ce la faccio perché noi collaboriamo da 3 anni, per me è la sintesi di tutto ciò che si può pensare sulla buona managerialità. Prego. Katia, se c'è qualcuno, visto cogliendo l'opportunità di votare di relatore, di qualità, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, io darei spazio molto a qualcosa, se siete d'accordo. Magari che siano semplici, brevi, veloci, noi abbiamo pensato, durante, voglio dire, poi al punto di questa giornata, la cosa era una giornata normale, non era una giornata bella nel microfono, lo spero, però lo possiamo fare, per noi lo auguro. E abbiamo pensato di farvi un omaggio, la prossima che abbiamo preso, no? C'è una lettera che ho scritto, abbiamo scritto, che è stato scritto, ho scritto lei, e abbiamo scritto, e così, per questa lettera che è una cosa gradevole, veramente bella, abbiamo chiamato un amico che il mestiere fa il poeta, ragazzo che scrive un'altra canzone, e così oltre la bellezza della lettera c'è la bellezza della dicitura della lettera, volevo farvelo. Sentivo. Buongiorno a tutti. Beh, in realtà le cose sono andate in maniera diversa. Voi vi chiederete che ci fa un poeta qui. Qualche giorno fa il presidente mi consegnò questa lettera dicendomi: Dante, questa è una lettera preziosa e segreta, dimmi cosa ne pensi. Ed è una lettera scritta e indirizzata a tanti colleghi del presidente. Presidente, la lettera mi è piaciuta, è molto positiva, mi rilascio il discorso che dice. Sulla positività, sulla gioia dell'azienda, dell'impresa, mi è piaciuto molto. Io sono costretto a divulgare questa lettera, posso? Con il suo permesso. Grazie. Pescara
11 giugno 2016. Carissimo collega, ho riflettuto molto su come poterti salutare e alla fine ho deciso di farlo prendendo in prestito alcune parole di Ennio Flaiano. In una lettera a Scardinti, l'abruzzese tira fuori una nostalgia che è prepotente e umile allo stesso tempo, verso la sua terra. Ecco, mi piacerebbe che i nostri giovani, chiamiamoli pure figli, perché di loro che si tratta, potessero avere l'opportunità di decidere se andare o restare in questa che è un'isola schiacciata tra un mare esemplare e due montagne che non è possibile ignorare, sono monumentali e libere. Se ci pensi bene, il Gran Sasso e la Maiella sono le nostre basiliche che si fronteggiano in un dialogo molto riuscito e complementare. Ho voluto chiamarti collega, come si fa in Abruzzo, cari amici che decidono di mettere insieme le forze per avviare con determinazione, appunto, un dialogo riuscito a complementare che chiama in causa principalmente l'uomo e poi il manager o il politico. Perché in fondo, come diceva Flaiano, siamo tutti partecipi di una sola morale, il lavoro. Grazie a te. Chiamerei prima di tutto il mio partner, chiamerei Giovanni Sannini. Il privato
tra l'obiettivo del profilo, come è legittimo che sia, e il pubblico non ce l'ha, quindi ora alcune aziende ce l'hanno. Ora vedete, voglio farvi un pistolotto, perché non è mio stile costume, però il problema è che siamo prima noi dirigenti a subire e avere difficoltà di fare cose in chiave di efficienza, efficacia ed economicità. E mi spiego. L'azienda ha l'obiettivo di, appunto, di produrre quel bene con i migliori, cioè con i più bassi costi e maggiori profitti. Il comune, la regione, è un ente pubblico, lo Stato. Qual è il problema di una legge? Che noi abbiamo leggi, ci sono 100.000 leggi tra nazionali e regionali che tra loro confliggono e non si capisce ancora quali si applicano. Noi abbiamo ancora leggi decreti del 1860, dei fisti, o del 1865, ancora in vigore. Poi abbiamo la Corte dei Conti che se sbagli qualche cosa ti dice hai fatto un danno erariale perché non dovevi dare il contributo, non potevi fare quell'opera pubblica e quant'altro. Poi c'è la Procura della Repubblica, io parlo di quel parroco ovviamente, di persone oneste, poi che i delinquenti la arrestassero subito tutti perché creano un danno d'immagine alla nostra pubblica amministrazione, ok? Ma l'onesto, poi viene la Procura della Repubblica che ti dice fatto omissioni dati d'ufficio e quant'altro. Quando parlavo di assunzione diretta di responsabilità di noi, è questo, perché vorrei io pure dire, se io faccio un atto amministrativo è quello ed è pulito e nessuno può mettere bocca, purtroppo non è così, perché che cosa succede? Che dopo due anni scattano indagini e appunto a Corte dei Conti qualcuno va un esposto e vai a parlare con la parte di finanza o quant'altro. Io vorrei la certezza del diritto in questo paese, sono il primo a rivendicare certezza di diritto, perché la certezza di diritto è un vantaggio per voi cittadini, ma anche per noi, perché sappiamo cosa bisogna fare e cosa non si può fare. Purtroppo non ce l'abbiamo, perché siamo un paese di grandi eurei, siamo un paese che abbiamo il diritto amministrativo, non voglio annoiare appunto il diritto amministrativo, con illegittimità di eccesso di potere, di incompetenza e quant'altro, cioè veramente cose assurde che neanche i paesi, in Inghilterra, non esistono queste cose. E allora io secondo me come soluzione per avere una maggior certezza di diritto e anche per noi dirigenti, forse è venuto il momento di fare una sorta di precedente vincolante soft, nel senso che se io dirigente pubblico faccio un atto amministrativo e c'è un orientamento della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica, e io applico quell'orientamento, nessuno può venire a chiedere giustificazione o motivazione perché ho fatto quell'atto. Invece non è questo, è l'unica soluzione, non vedo altro, perché oggi se io prendo una sentenza di un giudice e dico io mi adeguo a quell'orientamento, poi siccome c'è l'imparzialità e la terzietà del giudice, viene un altro giudice, no, per me non è fatto male quell'atto, perché lo dovevi fare secondo questo tipo di principio, e ovviamente ogni giudice è libero. Ora, questo è il vero problema di questo paese, perché una pubblica amministrazione che fosse libera e certa nell'agire amministrativo, ma anche nell'interesse della classe politica, attenzione, perché quando il sindaco dice dobbiamo fare i conti, a volte è l'incertezza che grava nella pubblica amministrazione, ed è difficile, e lo comprendo per le imprese, capire i meccanismi perversi che ruotano e che gravitano nella pubblica amministrazione. Lo capisco, perché voi imprese rischiate di proprio, perché se non va bene quel prodotto vanno a casa i dipendenti, e noi invece dobbiamo giustificare il nostro agire amministrativo in maniera molto più difficile, per cui è questo il vero problema. E vi chiedo voi anche come cittadini di far capire che non siamo la pubblica amministrazione intesa come dall'altra parte della barricata, ma se ci date una mano
per aiutare a dire basta con tutte queste leggi, ma pure voi quando leggete ai sensi dell'articolo è di PR, di quale, io non ci ho capito più niente, certo diamo da mangiare ai commercialisti e agli avvocati perché ovviamente aiutano, aiutano i cittadini a capire queste cose. Devi parlare. Volevo replicare a quello che hai appena detto. Ok, condivido che ci sono delle difficoltà oggettive, ma anche l'azienda privata, ma anzi soprattutto la multinazionale ha un board of confidence, ha un board of confidence che va a fare proprio le pulci a qualsiasi attività noi facciamo, e se c'è qualcuno che viene in mente di farci il dispetto a un dipendente che non è contento perché come manager non abbiamo gestito bene o come manager non abbiamo fatto il nostro lavoro di coach nei confronti di quelle delle risorse, se c'è un dipendente che magari ha delle idee strane e scrive una lettera al board of confidence, il super top manager finisce sul banco degli accusati alla pari di personale di qualunque altra persona, il suo titolo non conta in quel momento e deve giustificare l'azione. Io devo dire, nonostante tutti i titoli meriti che ho raggiunto nel corso dei 34 anni, i voli che ho, che sono voli di tutto il rispetto, come ho detto prima, li porto anche al CEO della società per quello che riguarda business process management, quindi chi meglio di me? Io per due volte sono finito sul tavolo degli imputati per delle cose fatte da persone. In un caso un collega italiano che rubava, e purtroppo rubava per problemi personali, e io, prima di condannarlo, ho buttato le ortiche, ho voluto investigare, ho voluto insieme ai colleghi, abbiamo investigato, abbiamo provato, prima di buttare le ortiche, perché c'è sempre il pensiero, ma la persona non può essere che fa queste cose, e quindi abbiamo completato l'investigazione e poi siamo finiti sul bando dei deputati, perché non l'abbiamo fatto prima? E un altro caso, un collega tedesco, perché ha una responsabilità generale, un collega tedesco che mi ha denunciato il fatto che c'era un'attività tecnica di cui non era responsabile che era stata portata avanti. Quindi voglio dire, anche la multinazionale, a parte sì, però non so cosa ti interrompo, è vero, ma noi questi strumenti nel pubblico non ci abbiamo. Perché per il licenziario, per fare un progetto disciplinare, diventa una fatica enorme. Ripeto, che pure i sindacati devono a quel punto cercare di assumere. Non sto più in quella struttura pubblica, per cui non dico più se mettiamo così. Io ho dovuto sospendere un dirigente, ho sospeso a livello capitolato, perché era stata condannata per corruzione in primo grado, ok? Allora ho preso la sospesa senza avviare il progetto disciplinare, con la nuova legge sulle incompatibilità e compatibilità, a livello capitolato io cercavo e io mi sospendo. Non sai le aggressioni che ho subito tra sindacati, potere politico, perché è una brava madre di famiglia, ma tu che sei, hanno fatto sentire veramente una cosa che ho fatto, ho sospeso una condannata per corruzione, l'ira di aggressione, nel tuo caso il tuo imprenditore, il tuo azionista dice hai fatto bene, complimenti, hai fatto il tuo lavoro, io non ho potuto avere questa cosa, e questo è il nocciolo della situazione. Difficoltà proprio psicologiche. Io vi invito a fare una battuta a testa, dopo di che dobbiamo scendere sotto la bufata, perché c'è la segretaria Monica che mi sta guardando malissimo. Che poi è il direttore, non l'abbiamo nemmeno ringraziata per tutto ciò che ha fatto per la giornata di oggi.